uno dei migliori periodi dell'anno per ricercare la spigola nella pesca spinning in mare è sicuramente l'autunno e l'inverno, che sono ormai alle porte. In questo video parliamo di 4 jerk minnow molto efficaci per la ricerca della spigola e andiamo ad approfondire quali sono le specifiche di queste 4 esche che vi consiglio, soprattutto perché, come e quando utilizzarle in pesca. Inoltre, nell'ultima parte di questo video vi fornisco anche le indicazioni per quanto riguarda i cloni dei modelli originali di cui tratteremo in questo video, anche per risparmiare qualcosina dal punto di vista economico. Ricordo che sullo shop Amazon sono presenti le guide dedicate alla pesca spinning in mare e non solo, ci sono anche guide dedicate al kayak fishing, al edging, c'è davvero di tutto. Inoltre ricordo ancora un'altra cosa, che per supportare il canale e soprattutto questo progetto, oltre all'acquisto delle guide, è possibile anche sottoscrivere un abbonamento sul canale Planet Spin Fishing. Il costo è davvero irrisorio e avete l'occasione di poter visualizzare in anteprima tutti i video presenti sul canale, ancora non disponibili al pubblico. Inoltre ci sono anche delle piccole chicche, delle cose riservate unicamente ai più fedeli. Guardiamoci la sigla e partiamo. Oggi parliamo di 4 jerk minnow micidiali per la spigola. Andiamo! Per quanto riguarda di esche artificiali per predatori specifici, sul web, sui video di YouTube, sui canali social, Facebook, Instagram, TikTok, ce ne sono davvero tanti. Molti vi dicono il modello, però non tutti sanno perché bisogna utilizzarlo in un determinato contesto, quando utilizzarlo. Quindi questo video, che è fatto come approfondimento a tutto questo, realizzando anche delle grafiche, dei documenti di supporto, cercherò di facilitare la comprensione dell'argomento di cui tratteremo oggi. Iniziamo con il sommario. Cosa trattiamo oggi? Parliamo di 4 jerk per la spigola con l'introduzione, poi andiamo a definire quali sono i modelli e le specifiche fondamentali di questi modelli. Infine vi giro quelli che sono i frutti delle mie ricerche sul web e soprattutto sui canali di shopping online di provenienza cinese, dove vi fornisco i modelli originali e i cloni che ho provato personalmente e vi consiglio. Quali sono i 4 jerk che vi vorrei far conoscere oggi? Sono il Tide Minnow della Duo, il Saxon della Caperlan, il Silent Assassin della Shimano e il Rudra di casa OSP o Osprey. Vediamo insieme quali sono le specifiche, quando possiamo utilizzarli con maggior probabilità di cattura e quali sono le condizioni meteomarine e gli spot ideali. Il Tide Minnow di casa Duo è ormai una delle esche che ha fatto davvero la storia nella pesca a spinning in mare e non solo. Quali sono le caratteristiche principali, i pro di questa esca artificiale? Sicuramente la lunga distanza di lancio. Grazie alla forma aerodinamica e il bilanciamento interno della pesistica, questa esca riesce a raggiungere davvero distanze inimmaginabili rispetto ai minnow realizzati tanti anni addietro. È un'esca artificiale che si fa conoscere soprattutto per la sua grande efficacia nei confronti dei predatori. Oggi parliamo della spigola, ma tutto sommato la possiamo utilizzare anche verso altri predatori del sottocosto, come ad esempio il serra e soprattutto il barracuda. Questa esca artificiale ci permette una grande personalizzazione delle fasi di nuoto, quindi è ideale anche a chi da poco si sta avvicinando o vorrebbe avvicinarsi alla pesca spinning in mare, perché basta un semplice, dopo aver lanciato, basta un semplice recupero lento, lineare, che l'esca va tranquillamente in pesca a un nuoto molto sinuoso, molto accattivante e piace ai predatori. Però
verso coloro che sono già più addentro tecnicamente, sanno manovrare l'artificiale con delle doti di personalizzazione, quindi cercata, twitchata, stop and go. Questa è un'esca che enfatizza al massimo quelle che sono le variazioni di nuoto impresse dall'angler per andare a simulare un pesce ferito, un pesce morente o un pesce sfuggente. Questa esca artificiale è dotata di una somiglianza realistica davvero incredibile, come tante esche di casa Duo, uno dei brand top di gamma a livello mondiale. Tra i contro di questa esca artificiale c'è purtroppo il costo, è un'esca che si fa pagare davvero bene. Quali sono le condizioni meteomarine in cui io personalmente prediligo l'utilizzo di questa esca artificiale? Soprattutto il mare calmo, il mare poco mosso, perché la presenza della paletta, del bilanciamento di questa esca artificiale fanno in modo che esprima il meglio di sé in queste condizioni meteomarine. Nessuno ci toglie la possibilità di poterlo utilizzare anche con mare molto mosso, però in tante occasioni ecco, ci accorgiamo che l'onda, la corrente, magari troppo sostenuta, mettono un po' in difficoltà questa esca artificiale, soprattutto nelle fasi di nuoto, negli ultimi metri di recupero. Per quali spot è ideale questa esca artificiale? Per tutti gli spot, quindi possiamo utilizzarla in foce, se siamo in spiaggia, nell'ambito portuale, dalla scogliera, è un'esca davvero utile a 360 gradi in tutti gli habitat di pesca. Parliamo del Saxton di casa Caperlan, un'esca di abbastanza recente introduzione nel panorama delle esche artificiali, che si è fatto conoscere soprattutto per le sue doti di efficacia, ma soprattutto per quel giusto rapporto di equilibrio, ecco, tra qualità e prezzo e soprattutto disponibilità. È un'esca che viene fornita dalla casa Caperlan e quindi distribuita nei Decathlon. I Decathlon sono sparsi un po' in tutta l'Italia e non solo, si trovano a livello mondiale, quindi è un'esca molto reperibile. Tra i pro principali di quest'esca artificiale, che è stata già abbondantemente recensita sul canale Planet Spin Fishing, c'è soprattutto la distanza di lancio raggiunta anche in condizioni di vento contrario. E poi un'esca che si fa ben lanciare con diverse tipologie di attrezzatura, quella un po' più leggera o quella media, quindi non necessita di attrezzatura specifica, canna e mulinello. Un'esca artificiale che durante la fase di nuoto, no, in fase di recupero, emette dei flash e dei bagliori anche a basse velocità. Un'esca che si presta ad essere utilizzata anche da pescatori neofiti, basta un semplice recupero lineare per metterla in pesca correttamente. Parliamo anche delle condizioni di mare in cui prediligo ecco, l'utilizzo di questa esca artificiale. Condizioni di mare calmo, condizioni di mare poco mosso o mare mosso. Diciamo che la presenza della paletta e soprattutto del bilanciamento interno di questa esca artificiale ci permette un utilizzo efficace in queste diverse condizioni marine. Per quanto riguarda gli spot, come per l'esca precedente, diciamo che è un'esca che va bene un po' a 360 gradi negli habitat dove è possibile utilizzare le esche artificiali in mare, quindi il porto, la scogliera, la foce, dalla spiaggia. È un'esca che non va troppo sotto come profondità di esercizio, quindi possiamo utilizzarla magari sui bassi fondali con una leggera direzione, ecco, direzionando la canna verso l'alto, eviteremo magari di andare a sbattere sul fondale se peschiamo in spot molto molto bassi. Parliamo adesso del Silent Assassin di casa Shimano, un'esca che ha fatto davvero la storia e che per tanti pescatori rappresenta un po' un'esca filosofale, ovvero un'esca ideale per le diverse condizioni di pesca, per la totalità dei pesci predatori presenti sia in mare ma anche in altri habitat. È un'esca che a livello mondiale davvero è riconosciuta come una delle esche migliori. Quali sono i pro principali di questa esca artificiale? Sicuramente la reperibilità, perché in tutti gli shop sia online che quelli
fisici che abbiamo magari vicino casa è facilmente reperibile, perché essendo nella distribuzione Shimano è davvero una distribuzione capillare, un'esca che si è fatta riconoscere nel tempo per la sua grande efficacia e soprattutto per la facilità d'uso. È una delle esche che io preferisco maggiormente, soprattutto a basse velocità, quindi facendo un nuoto molto lento, ideale, come sappiamo bene, per i predatori come la spigola. Una delle sue doti principali è la personalizzazione del nuoto in fase di recupero, infatti è un'esca ideale anche a chi da poco si sta avvicinando allo spinning in mare, ma è un'esca che enfatizza al massimo quelle che sono le variazioni di recupero che l'angler più esperto riesce a trasmettere all'esca artificiale. A secondo anche del modello che sceglieremo, potremo andare a sondare le diverse fasce d'acqua, infatti ci sono dei modelli più adatti alle fasce superficiali, shallow, e poi ci sono dei modelli invece che si prestano ad andare a sondare gli strati più bassi della colonna d'acqua, quindi a seconda anche un po' dello sport dove siamo sceglieremo il modello più adatto alle nostre esigenze. Questa è un'esca artificiale che secondo me rappresenta un po' un'esca all round, ovvero ideale per la spigola, perché come ho detto prima muove molto bene a basse velocità, ma allo stesso modo può essere un'esca interessante anche per la ricerca di altri predatori, come ad esempio il serra, il barracuda, le lambughe. È un'esca davvero utile nei diversi spot dove noi possiamo pescare, e quindi parliamo delle foci, parliamo delle scogliere, pesca dalla barca, pesca in ambito portuale. Per quanto invece riguarda le condizioni marine, io la prediligo sia nelle condizioni di mare calmo, ma soprattutto nelle condizioni di mare mosso, dove riesco a sentirla bene in canna grazie alle vibrazioni emesse, e quindi mi trasmette sempre quella sensazione di star pescando nel modo corretto e quindi di poter essere aggredita dal predatore che si trova nei dintorni. Parlando di esche da spigola, di jerk da spigola, non possiamo fare a meno di conoscere e di parlare del Rudra di casa OSP, un'esca artificiale che negli anni si è fatta riconoscere per la sua grande efficacia verso questo predatore, e ce ne accorgiamo grazie a quelli che sono i suoi pro principali, ovvero la somiglianza realistica. Basta prendere in mano questa esca artificiale per renderci conto proprio della fattura eccezionale di questa esca artificiale, e sicuramente ce ne accorgiamo anche durante le fasi di nuoto, perché anche a basse velocità ha un nuoto estremamente realistico e capace di ingannare anche il predatore più astuto. La facilità d'uso è un'altra sua caratteristica principale, soprattutto l'utilizzo negli alti fondali, perché rispetto alle altre esche di cui abbiamo parlato in precedenza, che vanno a sondare bene le fasce più superficiali o le fasce di mezz'acqua, con questa artificiale invece, grazie alla forma, all'inclinazione e alla posizione della paletta di testa, andremo a sondare gli strati più profondi, quindi andremo a scandagliare magari i fondali in ricerca di questo predatore. Come tutte le esche artificiali, ha dei pro e dei contro. Quali sono i punti a sfavore di questa esca artificiale? Secondo le mie esperienze personali, io penso che la lanciabilità, soprattutto in condizioni di vento frontale o vento laterale, sia un po' il tallone di Achille di questa esca artificiale, da sostituire in caso noi abbiamo per forza bisogno di fare tanta distanza. Inoltre è un'esca difficilmente reperibile negli shop sotto casa, la troviamo principalmente negli shop online, oppure dobbiamo fare delle ricerche in shop internazionali, perché ultimamente è diventato davvero difficile trovare modelli specifici per il salt water, quindi dotati di colorazioni particolari per il mare e anche ancorette con un trattamento specifico anticorrosione.
Questa esca artificiale si presta a diverse tipologie di condizioni meteomarine. Ideali sono, secondo me, la condizione di mare mosso o molto mosso. Infatti, rispetto alle altre esche di cui abbiamo parlato in questo video, è tra le esche che maggiormente riesce a tenere la corrente, l'onda, quando siamo a situazioni limite. Magari perdiamo qualcosa sulla distanza, però pescando con questa esca artificiale sappiamo bene che riuscirà bene a mantenere l'assetto anche in quelle condizioni limite che tante altre esche artificiali non possono superare. Quindi è un'esca da mare mosso o mare molto mosso, secondo le mie personali esigenze ed esperienze. Lo spot ideale per questa esca artificiale è la spiaggia, la foce, tuttavia possiamo utilizzarla anche dalle scogliere, anche delle scogliere a buona profondità, oppure in ambito portuale. In quest'ultima parte del video vi fornisco delle informazioni rispetto a quelli che sono dei cloni ben fatti dei modelli originali di cui abbiamo parlato in questo video. Quindi, parlando di Tide Minnow, una delle esche più copiate nel panorama delle esche artificiali a livello globale, è sicuramente il Tide Minnow, e troviamo la sua copia su AliExpress con il venditore Antaus che ci fornisce proprio il Tide Minnow clone. Questo, secondo le mie personali esperienze, muove leggermente diverso dal Tide Minnow originale, tuttavia per il prezzo a cui lo paghiamo vale la pena averlo come un valido sostituto in cassettina del modello originale. Parliamo anche del clone del Saxton. Diciamo che il Saxton non è un'esca che viene molto clonata perché è già un'esca che noi troviamo a un costo abbastanza accessibile. Tuttavia, sullo shop AliExpress, sempre il venditore Antaus fornisce questo Saruna, che è anche la copia dello Smith Saruna, che molto si avvicina alle forme e soprattutto al movimento del Saxton di casa Caverlan. Passiamo avanti e anche in questo caso il Silent Assassin della Shimano è un'esca molto copiata, molto clonata, e la troviamo su diversi shop online, come ad esempio AliExpress, che ci fornisce questo Xsens Silent Killer. Ha cambiato leggermente il nome, però nella sostanza si tratta di un'esca molto molto simile a quelle che sono sia le forme estetiche esterne, ma anche al bilanciamento interno della pesistica con questo binario su cui scorre questo cilindretto. Quindi comunque è un'esca dalle grandi potenzialità di lancio come il modello originale, che io vi consiglio anche questa di provare. Infine abbiamo il modello clone del Rudra. C'è un modello di recente produzione, introduzione sui mercati, sugli shop online di provenienza cinese come AliExpress, e il venditore è Asinia, che fornisce questo modello Tiger Shark. È un modello abbastanza recente che trovate al costo di soli 5 euro. Cari amici, siamo giunti alle fasi conclusive di questo nostro video. Se siete arrivati fino a questo punto, vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto. Scrivete nei commenti le vostre considerazioni in merito a questo argomento. E ricordo che nella descrizione di questo video trovate i link per andare a visionare le esche cloni di AliExpress che vi ho fatto conoscere prima. Inoltre trovate anche il link allo shop Amazon, dove è possibile acquistare le guide, i manuali dedicati alla pesca spinning in mare, ma non solo. Ce ne sono alcune dedicate al ledging, al kayak fishing, alle esche artificiali. L'acquisto di queste guide e l'abbonamento al canale YouTube Planet Spin Fishing sono gli unici modi per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Grazie a tutti nuovamente per la visione. Noi ci vediamo il prossimo video, sempre qui su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi!